Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it. Atari, Atari, Atariteca, 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 Atariteca Podcast. In questi giorni avrete notato che volano nelle case, in giro, a tutte le ore del giorno, delle specie di piccoli blindati corazzati, si chiamano cimici. Visto che infastidiscono quanto le zanzare, ma sono molto più terrificanti, sono come degli armadilli appiattiti in versione insetto, no? Sono come una cosa che siamo abituati a vedere grande, ma che diventa all'improvviso minuscola. Vengono, insomma, uccise con grande violenza nelle case degli italiani. Atariteca vi consiglia di non risparmiare alle cimici questo sterminio, questo genocidio. La cimice se lo merita, perché anche se non punge, scorreggia, e se poi finisce nel bucato e indossate quei vestiti, sembra che abbiate scorreggiato anche voi. Il podcast che si scaglia contro le specie più bistrattate dai documentari di Alberto Angela si chiama Atariteca. Siamo a giovedì, sono Lomone, e per 20 minuti cercherò di farcire i vostri cervelli con quanto di meglio sono riuscito a scoprire sull'arcade di Tron. Benvenuti, cominciamo, sigla. Gaming che ti rendono giovane! Il revival anni 80 è anche una forma estetica. In quest'ultimo decennio ci siamo ormai abituati a questo ripescaggio culturale a maglie finissime di tutto quello che c'era a quei tempi lì. Tanto selvaggio da averci portato alla nausea. Negli anni 80 è buono tutto e non si lascia fuori niente, nemmeno gli avanotti e i cabinati arcade. Quest'estate mi sono gustato Marco Vernillo sul canale Twitch di Kenobit, che cercava in ogni modo di restaurare la vecchia cariatide di un cabinato di Tron. Lo stesso Antonio Nati di Arcade Story ne ha un paio nelle sue sale giochi e non smette mai di parlarne benissimo. Lo ammetto, mentre ricordavo e guardavo le immagini di quello splendido cabinato, la potenza della sua bellezza arrivava agli occhi di un omone in canottiera in tutta la sua verità. Dopo aver scritto uno dei capitoli più anni 80 degli anni 80, il videogioco Cabinato di Tron è forse il più bravo a riproporre quell'estetica, senza che la muffa sovrasti la nostra percezione. Non altrettanto possiamo dire del film, purtroppo. Un ringraziamento a Tony e agli eredi di Sam Tremiel, per il caffè offerto tramite il servizio di supporto al podcast sul sito www.ataritecapodcast.it. Un saluto agli iscritti del gruppo Telegram di Atariteca e un abbraccio agli amici della Lega dei Videogiochi, i cui link trovate nella descrizione di questo podcast. Partiamo! Che bello che era il primo film di Tron, eh? Un po' lento a rivederlo ora, ma ditemi voi quale film degli anni 80 non risulti lento a rivederlo nel 2021. Più lento di un film degli anni 80 c'è solo un film degli anni 70, no? Oddio, è bello da vedere anche il sequel di Tron, Tron Legacy. Un giocattolone costato quasi 300 sbiriglioni di paper dollari, con una fantastica colonna sonora dei Daft Punk, ma...
È moscio. Madò quanto è moscio. Veramente il racconto di mille altre cose già raccontate prima. Comunque dicevo, se per voi Tron non significa granché, ci sono qui io per diradare le oscure nubi di ignoranza che si addensano sopra i vostri grossi capoccioni. Non si dica mai che, durante la cena di gala dell'ambasciata, qualcuno vi chieda di Tron e voi rimaniate lì, come dei fessi, senza dire nulla. Cosa vuoi dire così? È tutto quello che sai dire? No! Ah, c'è dell'altro. Oh. Positivo e negativo, allora sei un bit. E dov'è il tuo programma? Sentirà la tua mancanza. No! Sono io il tuo programma? Un'altra bocca da sfamare. Tron è un film Disney prodotto nei primi anni Ottanta, tempi in cui i brufolosi tipo me tenevano ancora ben lontano lo spirito della vecchiezza e avevano come unico scopo nella vita quello di raggranellare 200 lire da spendere in sala giochi o al bar all'angolo. Proprio sull'onda della crescente popolarità dei videogames, la Walt Disney Production mise in cantiere un progetto per quei tempi avveniristico: ispirare un lungometraggio direttamente al mondo degli arcade da sala giochi. Oggi questa è una pratica abbastanza rodata e consueta, e di operazioni di questo tipo ce ne sono state a badilate, alcune riuscite e altre anche no. Basti pensare alle trasposizioni cinematografiche di Super Mario Bros., Street Fighter, Double Dragon, fino ad arrivare ai più recenti e riusciti Tomb Raider o Resident Evil. Ma quando pensate a Tron, dovete paragonarlo al grande vecchio, al guru, al gran maestro moccolo della computer grafica. Questa stanza è un porcile. Grazie. Dovresti vergognarti di te stesso. Fanculo. Con quale diritto giudichi? Il mio nome è Dudley Dawson. Mi chiamano Caccola. Edgar Poe Wong. Mi chiamano Moccolo. Tron era il primo film che trattava di realtà virtuale, realizzato principalmente con la computer grafica. È stato il precursore di quell'idea di universo. Oh, ricordatevi che siamo nel 1982 e il massimo della tecnologia sono gli Atari 2600 e i Commodore VIC-20, eh? Lo stesso romanzo Neuromante di William Gibson, vero e proprio primo romanzo cyberpunk che getta le basi dell'idea di virtualità, venne scritto 2 anni dopo. Insomma, Atari cari miei, Tron è un profeta del genere. Purtroppo però, ai, nonostante le ottime premesse, il film floppò duro sia con il pubblico che con la critica. Come tutti i cult che si rispettino, venne rivalutato con gli anni, come è accaduto con i Blues Brothers e Fantasia, e gli è stato riconosciuto il suo innovativo valore sostanzialmente a babbo morto. Basti solo pensare che nell'anno della sua uscita al cinema non venne candidato a nessun Academy Awards per gli effetti speciali, perché la commissione ritenne che il film barava usando la computer grafica. Vedete voi. L'evoluzione era però cominciata e Tron fece proseliti già l'anno successivo con la produzione di un telefilm che sfruttava le sue stesse tecnologie, Automan. Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito! E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi.
sentito? Basta avere abbastanza corrente e diventa vero per davvero, diventa vero tutto, e che ci vuole, no? Ma facendo un passo indietro rispetto al film di Steven Lisberger, troviamo il videogioco arcade di Tron. E perché? Perché Tron Arcade ha la particolarità di essere nato e reso disponibile ben prima che il film venisse rilasciato nelle sale, e il motivo sta nel fatto che avrebbe dovuto fungere da traino pubblicitario. Atipica come cosa, no? In un decennio in cui gli sviluppatori facevano le corse scapicollandosi per riuscire a produrre un videogioco che potesse sfruttare il traino pubblicitario di un film, qui abbiamo un videogioco già bello e che è pronto mesi prima che il film esca al cinema. Questa cosa ha quasi del beffardo. Io ti spacco la faccia, ti spacco la... Chi ci spacchi la faccia, te? Ah. Chi ce la spacchi? No, mi scusi, io non stavo parlando con lei. No, no, sentite benissimo, te dicevi proprio a me e loro sono tutti testimoni. Tutto? Tutti? Propriamente. Le assicuro che non mi permetterei mai, poi io sono un tipo tendenzialmente mite. No, guarda che il destino con te questa notte è stato beffardo. Sai con chi sei incappato questa notte? No, non ho il piacere. Con quello che tira i fili della notte, sono i burattinaio, gestisco la notte. Il fatto è che questa cosa di Disney e del suo film sui videogiochi era già nell'aria di Hollywood mesi prima che tutta la giostra si mettesse a girare, e alla Bally Midway presero l'occasione al volo. Disney sta cercando un partner per i videogiochi? Oh, eccoci qua! All'epoca Bally Midway è il più grande produttore di videogiochi a gettoni nel Nord America. Il titolo lo ha ottenuto in gran parte producendo e distribuendo videogiochi giapponesi nelle Americhe e nell'Europa occidentale. Ha rapporti con Namco, ha rapporti con Taito e molte altre case del sollevante, ma anche ben due gruppi di ricerca e sviluppo che si occupano delle sue produzioni originali, la Dave Nutting Associated, già creatori di Gorf, Wizard of War, Baby Pac-Man, e ad anche la Arcade Engineering. Loro fecero Omega Race, Solar Fox e Satan's Hollow. All'azienda fa gola la collaborazione con Disney e decide di richiedere il progetto di Tron sia alla Dave Nutting Associated che all'Arcade Engineering. E solo dopo, visionandoli entrambi, avrebbe scelto quello su cui scommettere. Parallelamente, Bill Adams e George Gomez, ecco, loro due invece lavorano per il gruppo di ingegneri interni di Midway, e all'epoca Bill ha anche il permesso di creare e lanciare idee per i nuovi giochi. Così Bill e George chiedono di poter presentare una loro propria idea. Ovviamente, ragazzi, nessuno in Midway crede che i due abbiano anche solo una possibilità di concludere qualcosa. Ma sai che... E falli divertire, no? Tre proposte per Disney sono sempre meglio che due. In caso d'emergenza potrebbero essere un eccellente piano B. Dovrei dirti benvenuto, ma in questo posto non è il caso. Non so neanche cosa ci faccio qui. Hai fede nei creativi? Sì, certo. Chi mi avrebbe scritto se non un creativo? Allora sei qui per questo. Il programma centrale di controllo, l'MCP, sequestra i programmi credenti. Se ti trova utile, rileva le tue funzioni e diventa più potente. Se non gli servi, ti manda qua giù in modo che i tuoi impulsi vengano distrutti. Come ti chiami? Chrome. Io sono Rem. Ti faranno giocare, spero che... riuscirai a farcela. Così... Bill Adams e George Gomez, e anche un giovane genio del design elettronico chiamato Atish Ghosh, ricevono la sceneggiatura del film da Disney e cominciano a lavorare al loro gioco. Nel frattempo, il piano di Disney finalmente si delinea e consiste nell'organizzare un torneo nazionale con il videogioco di Tron, da svolgersi presso le catene di sale giochi Aladdin's Castle Arcade, già proprietà della Bally Midway.
Il concorso sarebbe stato lanciato pochi mesi prima dall'uscita del film e si sarebbe dovuto svolgere fino ad avere uno spareggio cruciale al Madison Square Garden di New York. I vincitori si guadagnavano l'accesso gratuito alla premiere del film. Salve, signor Dillinger. Grazie per essere tornato prima. Nessun problema, MCP. Quando hai visto una mostra di elettronica, le hai viste tutte. Che succede? Si tratta del suo amico, il giovane detective. Fica il naso dappertutto. Flynn? Sì, era il tocco di Flynn. Sta ancora cercando quei dati, non riesci a farli sparire? L'ho fatto. Li ho messi in una mia memoria che non ha individuato. Ma potrebbe trovarla? Temo di sì. Questa volta l'ho preceduto e l'ho tenuto alla larga, ma diventa sempre più difficile. Suggerisco di chiudere tutti gli accessi finché non troviamo quel Flynn, per maggiore sicurezza. C'è il 68,71% di probabilità di successo. Bene. Fine messaggio. C'è quindi molta pressione per consegnare il gioco in tempo. Non solo per non padellare l'uscita del film vero e proprio, ma soprattutto per consentire lo svolgimento del torneo e di tutti quegli eventi promozionali correlati. Per risparmiare tempo, Bill e Attish decidono di usare l'hardware di Satan's Hollow. La mossa è molto vantaggiosa, perché gli permette di iniziare subito a sviluppare, senza il bisogno di creare la base hardware. Nelle settimane successive, i ragazzi del team lavorano come pazzi, e quando arrivano a dover presentare qualcosa, oltre a delle illustrazioni di come avrebbe dovuto svolgersi il gioco, Bill Adams presenta una rozza demo e George Gomez porta un mock-up del mobile arcade con un elaborato joystick dall'impugnatura luminosa. Il gioco sarebbe stato una collection di 7 minigiochi che il giocatore avrebbe potuto scegliere di giocare nell'ordine che voleva. Intanto, fuori da Midway, il gruppo di Dave Nutting è concentrato nella costruzione di un gioco con l'hardware all'avanguardia che deve utilizzare grafica vettoriale a 3D, ma ci sta mettendo troppo tempo. Mentre l'Arcade Engineering vuole portare un progetto talmente banale che nessuno riesce neanche più a ricordarselo. Alla fine dei conti, Bill, George e Attish sono di fatto gli unici ad avere qualcosa di concreto in campo e visto la situazione, il management decide in loro favore. Ok, proviamo a regolare la macchina del tempo su 3 anni fa. Kevin Flynn, uno dei più giovani e più brillanti ingegneri software della ENCO. È così zelante che comincia a lavorare anche la notte, si fa una sua personale banca dati e comincia a scrivere il programma di un videogame di sua invenzione che chiama Space Paranoids. Sei tu che hai inventato Space Paranoids? Paranoids, matrici esplosive, squadra buon costume e tanti altri. Ci mancava tanto così per riuscire a mettermi in proprio. Ma arriva un altro tecnico software. Non è giovane né brillante, ma molto, molto subdolo. Ed Dillinger. Così una notte il nostro Flynn va al suo terminale per consultare i suoi dati e si accorge che sono scomparsi. Ed ecco che dopo 3 mesi, Dillinger presenta alla ENCOM 5 videogames di sua invenzione. La carogna non ha neanche cambiato i nomi e ottiene subito una bella promozione. Così comincia la sua ascesa sfolgorante. Che cos'è adesso, direttore dei programmi? Direttore generale. Direttore generale. Bill Adams è astuto, decide di affidare ciascun minigioco a un programmatore diverso e si concentra sul mettere tutto insieme e farlo funzionare nel migliore dei modi. 7 giochi però sono troppi e il tempo e la memoria disponibile non sono abbastanza. Ne vengono quindi scelti 4, con l'opzione di delegare un quinto, molto elaborato e per questo anche pesantissimo in termini di memoria, per un eventuale videogioco sequel. E infatti Discs of Tron diventerà il sequel diretto di Tron e uscirà in sala giochi l'anno successivo, nel 1983. Verrà programmato da Bob Dinnerman, un giovane ingegnere assunto in Midway proprio nel periodo in cui il primo videogioco di Tron viene messo in vendita. Quindi,
Dopo molti mesi di follia, l'arcade di Tron viene preparato in tempo e Bill e George possono andare a New York a vedersi la finale del torneo. Il cabinato, lo ricordo, è bellissimo ed è considerato da moltissimi come l'apice assoluto mai raggiunto tra i cabinati arcade. Dopo di lui, l'estetica dei cabinati non poteva far altro che peggiorare. E paradossalmente il videogioco di Tron andrà ad incassare molto di più di quanto farà il film una volta finita la sua corsa nei cinema. Diavolo, chi possiede un cabinato del genere oggi ha il dovere di restaurarlo e vi devo confessare che l'unica cosa che temo è che l'arte di riparare e restaurare i cabinati possa andare persa quando la mia generazione farà il suo ultimo inchino. In che modo questa forma d'arte riuscirà a sopravvivere nei prossimi decenni? Esisteranno ancora componenti e materiali per restituirla al loro splendore originale? Forse a questa domanda possono rispondere solo persone come Antonio Nati e Marco Vernillo. Andateli a trovare cliccando i link che troverete in descrizione. Questo giovedì su Atariteca Podcast abbiamo parlato di Tron il film e di quanto sia stato innovativo nell'ambito della computer grafica, del videogioco arcade di Tron che aveva lo scopo di promuovere il film e della grande scommessa vinta contro il mondo da Bill Adams e George Gomez, i designer interni a Midway che hanno infine realizzato il gioco. Questo per poco più di 20 minuti è stato Atariteca Podcast. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre all'orario in cui gradirete ascoltarla. Io sono Lomone, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.